Il blitz nel trapanese Eden con 30 arresti, nessun dubbio degli investigatori. Patrizia Messina Denaro, potente amministratrice di una rete di affari e connivenze. La donna, facendosi forte del suo nome, era capace di intimidire chiunque. Il presunto boss di Villa Abate, Antonino Messicati Vitale, torna libero dopo un anno di carcere a Bali, dove fu bloccato, scarcerato per un cavillo. Ad Agrigento, presso la biblioteca Museo Pirandello, la Camera Civile ha organizzato una giornata di studio intitolata L'impegno delle toghe. Presso l'Estoai di Agrigento, incontro sul tema l'arancia e il pescato, risorse del territorio e nuova imprenditorialità. Buon fine settimana e bentrovati anche per oggi con il TG 98 di Studio 98. In apertura la cronaca, ancora l'operazione Eden e il fiato sul collo al super latitante Matteo Messina Denaro, con l'arresto di 30 persone, tra i quali la sorella Patrizia e altri parenti. In particolare Patrizia risulta, secondo gli investigatori, una potente amministratrice di una rete di affari e connivenze. A questo punto potrebbero esserci coperture insospettabili che fino ad oggi sono rimasti coperti e non sono balzati agli onori della cronaca, a garantire ancora la latitanza del boss e il servizio. Le indicazioni arrivavano puntuali dal fratello e lei, Patrizia, una delle quattro sorelle di Matteo Messina Denaro, la primula rossa latitante da 20 anni, le smistava e le faceva eseguire con il sostegno e la complicità di una fitta rete di parenti, tutti al servizio della famiglia mafiosa castelvetranese. Lo dicono gli investigatori che con l'operazione Eden hanno aperto un ampio varco, facendo emergere e interrompere nello stesso tempo le complicità e gli appoggi sicuri che il latitante continuava ad avere con grande facilità da chi da Castelvetrano non è mai andato via. Tante operazioni messe a segno nell'arco di oltre 10 anni che dimostrano come Matteo Messina Denaro potesse godere di un'intricata rete di rapporti personali e familiari, di proventi di affari imprenditoriali in diversi settori, dall'eolico a quello dei supermercati, dalle maglie ancora strettissime che pian piano le forze dell'ordine stanno tentando di allentare. Oggi chi gli dà la caccia da tempo dice che potrebbe essere anche lontano dalla provincia di Trapani, ma che poteva contare su appoggi solidissimi e grazie a questi appoggi la sua latitanza era maggiormente garantita. La sorella Patrizia, 43 anni, da Castelvetrano, non è mai andata via e così anche molti dei suoi parenti. È la prima volta che viene coinvolta direttamente nelle indagini che riguardano la mafia trapanese che, come ormai è noto, gode di solidi alleati con quella palermitana e in quest'ultima operazione avrebbe avuto un ruolo di vertice. Moglie di Vincenzo Panicola, coinvolto in diverse operazioni antimafia, ora in carcere, era il riferimento del fratello Matteo, dal quale riceveva indicazioni che poi girava con piglio autoritario e deciso per l'esecuzione. Gli investigatori dicono che uno dei riferimenti fidati di Patrizia era il nipote Francesco Guttadauro, 29 anni, figlio della sorella Rosalia. Patrizia, secondo le indagini, avrebbe fatto da collante tra ciò che Matteo disponeva e i mafiosi in carcere, per esempio primo fra tutti il marito. Gli inquirenti svelano diversi episodi, uno dei quali aveva come riferimento Giuseppe Grigoli, soprannominato il re dei supermercati, che con la grande distribuzione alimentare, i Despar, era considerato il braccio economico del boss latitante. Si era sparsa la voce che Grigoli era forse in procinto di collaborare e Patrizia aveva avuto il compito, insieme con il marito, di riportare il pensiero del fratello, che prima aveva pensato di dargli una lezione, ma poi aveva cambiato idea. «Di a tuo marito», le avrebbe detto Matteo Messina Denaro, «di mettersi nella stessa cella con lui». Nello scambio di contatti, e in questo caso pare non si tratti di biglietti o di pizzini, ma forse anche di telefonate, Patrizia mostrava, dicono sempre le indagini, il suo piglio decisionista, arrivando anche a contestare le decisioni del fratello. Nel caso di Grigoli, pare infatti gli avesse detto di non essere d'accordo, ma poi retrocedette dall'intento e la questione Grigoli venne chiusa.
Il contesto su cui può contare Matteo Messina Denaro appare blindatissimo e fruttuosissimo perché le attività continuano a dare i loro proventi, soprattutto grazie all'edilizia e alla spartizione di commesse, e tra queste il McDonald's a Castelvetrano. E mentre per esempio i cugini Lorenzo Cimarosa e Giovanni Filardo, che risulta dirigesse da carcere i suoi affari contando sulla complicità di moglie e figlie ora arrestate, cercavano di aumentare il patrimonio della famiglia, l'altro cugino Mario si concentrava sul centro diagnostico Herms di Castelvetrano estorcendo denaro ai titolari. Ognuna aveva i suoi compiti, insomma, e a quanto pare gli sforzi e le energie non dovevano essere tante se bastava il nome Messina Denaro ad intimorire le due ereditiere e far sborsare ad una di loro 70.000 euro e arrivando a mentire agli investigatori. Resta aperto il capitolo della latitanza e del sostegno logistico e pratico del boss. I magistrati qui lasciano un campo aperto e indagano adesso su una rete di insospettabili che fino ad oggi sono rimasti coperti e non sono balzati agli onori della cronaca. È arrivato in Italia da solo, con un volo di linea e con i suoi piedi si è presentato ai carabinieri della compagnia di Misilmeri per firmare documenti e scartoffie, le classiche camurrie. Da qualche giorno, incredibile ma vero, l'ex latitante Antonino Messicati Vitale, arrestato esattamente un anno fa in Indonesia, è un uomo libero. Ha solo l'obbligo di dimora a Palermo, per il quale tra l'altro ha fatto ricorso chiedendo il trasferimento a Portella di Mare, frazione di Misilmeri, ma per il resto non deve, almeno per ora, nient'altro alla giustizia. È tutto per un vizio di forma, un cavillo che ha contribuito a far scadere i termini di custodia cautelare. Nella richiesta di estradizione fatta attraverso una rogatoria, la procura ha dimenticato infatti di tradurre in indonesiano, e questo di fatto alla scadenza dei termini ha portato alla sua scarcerazione. La Procura della Repubblica di Gela, conclusa la fase delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio di 52 soggetti, 13 sono agrigentini, coinvolti nell'inchiesta denominata Cash Flow, che ha consentito di scoprire un presunto circuito criminoso che attraverso false attestazioni rendeva puliti i protestati oppure realizzava buste paga contraffatte per ottenere denaro in prestito da società finanziarie. Il personaggio più noto dell'inchiesta è Giuseppe Deni, ex patron dell'Acragas. L'udienza preliminare è stata fissata per il 23 aprile prossimo e verrà celebrata dinanzi al GUP del Tribunale di Gela Alberto Leone. Saranno donati gli organi di Giuseppe Lena, il giovane che mentre si allenava in palestra a Palermo si è accasciato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e a nulla sono serviti gli interventi chirurgici eseguiti in questi giorni. Il giovane studente universitario di Cammarata è ricoverato nella seconda rianimazione dell'ospedale civico di Palermo. È stata dichiarata la morte cerebrale. Il giovane si trovava ricoverato in civico di Palermo, la procura ha disposto l'autopsia. Oggi ad Agrigento, presso la Biblioteca Museo Luigi Pirandello, la Camera Civile di Agrigento, presieduta da Antonino Cremona, in collaborazione con l'Associazione Magistrati di Agrigento, presieduta da Alessandra Vella, ha organizzato una giornata di studio intitolata L'impegno delle toghe. Vediamo le interviste. L'impegno delle toghe a livello locale non può che avere ad oggetto un contributo, cioè il confronto sul contributo che i magistrati e gli avvocati insieme, concordando delle migliori prassi, dei migliori modi di agire condivisi, possono offrire al servizio giustizia. Non parleremo di altre riforme, perché quelle le lasciamo serenamente al Parlamento, è quello il luogo dove vengono affrontate. Parleremo appunto di come nel nostro piccolo, i piccoli uffici giudiziari, mediante programmazione dei calendari
calendari, delle fasce di orario, dell'individuazione di alcuni criteri di determinazione della pena per reati, per così dire, seriali, possono consentirci di accelerare sui processi, sui fascicoli che sono più numerosi, in modo da poterci concentrare più serenamente, con riflessione, su quei casi più complessi, innovativi da un punto di vista giurisprudenziale, e quindi offrire un miglior servizio di giustizia in senso quantitativo di efficienza, ma anche qualitativo, che ci consente appunto di studiare meglio e concentrarci su quei casi più difficili. In questo senso c'è una importante riforma legislativa che consente ai giovani avvocati di fare dei tirocini presso gli uffici giudiziari. Allora io pensavo che potrebbe essere un ottimo spunto il giudice che insegna all'avvocato a smaltire le carte, un ottimo confronto tra le esigenze dell'avvocato e le esigenze del giudice, proprio lavorando accanto nella stessa scrivania, trovare soluzioni concrete per rendere un servizio migliore, perché il servizio migliore al cittadino è l'unica cosa che conta, è l'unica cosa che interessa i giudici e gli avvocati. Oggi la Biblioteca Museo Luigi Pirandello ospita un importante convegno, un convegno organizzato dall'Associazione Magistrati Agrigento. Dalle parole siamo passati ai fatti. Le scorse settimane abbiamo tenuto a rappresentare alla collettività quello che durante il 2014 questa struttura si accinge a fare da un punto di vista della promozione culturale. Oggi iniziamo proprio con il patrocinio, il tenere ospiti presso questa struttura proprio la Camera Civile di Agrigento, con il tema l'impegno delle toghe, a testimonianza che la biblioteca non è soltanto il posto dove poter effettuare delle ricerche o delle consultazioni specifiche o a tema, ma essere anche il punto, il centro propulsore dove promuovere anche convegni, giornate studio che riguardano la collettività. Proseguiamo con la cronaca, il nostro telegiornale. I carabinieri della compagnia di Sciacca, in esecuzione di un'ordinanza del GIP del Tribunale Saccense, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso Jordan Conti, impiegato 22enne, indiziato con altri due coetanei ed un 32enne, tutti di Sciacca, di spaccio di stupefacenti. Le attività erano scaturite dal sequestro di circa 200 grammi di hashish operato nei confronti di altri due soggetti del luogo che avevano acquistato la droga a Palermo. A seguito di puntuali riscontri supportati da attività di osservazione, controlli e pedinamenti, si è giunti ad individuare tra gli altri indagati anche il Conti quale spacciatore delle sostanze stupefacenti che puntualmente venivano cedute a vari tossicodipendenti della città delle Terme. Dopo aver sorpreso un ragazzino in possesso di una notevole quantità di hashish, i carabinieri hanno voluto vederci chiaro. Così a fine 2011 partì l'inchiesta antidroga condotta dai carabinieri di Cattolica, Eraclea e Montallegro. Adesso il PM della Procura della Repubblica di Agrigento, Andrea Maggioni, ha fatto notificare a 13 indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che preannuncia la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse a vario titolo sono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori avrebbero scoperto un giro di hashish e marijuana e in alcuni casi anche di cocaina tra Cattolica, Eraclea e Montallegro. Il rifornimento si faceva a Palermo. Tre pusher sono stati arrestati dalla polizia di Niscemi con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate per i niscemesi Rosario Laporta, 37 anni, Marco Spartà, 26 anni e Riccardo Di Stefano, 18 anni. I tre sono stati sorpresi dagli agenti del commissariato di Niscemi mentre a bordo di una Fiat 500 percorrevano a velocità sostenuta una strada in contrada Vituso. Durante una perquisizione la polizia ha trovato due involucri contenenti
322 grammi di marijuana e una consistente somma di denaro. Successivamente, in un garage in uso a Riccardo Di Stefano, i poliziotti hanno trovato vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e alcune dosi pronte per essere immesse sul mercato. In un sacchetto di plastica c'erano invece due passamontagna. Ai tre indagati sono stati concessi gli arresti domiciliari. Un sorvegliato speciale di Barra Franca, Salvatore Tummino, di 36 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Mazzarino perché in evidente stato di ubriachezza ha devastato il pronto soccorso dell'ospedale del paese perché pretendeva di essere visitato prima degli altri pazienti che si trovavano già in sala d'attesa. L'uomo, ora agli arresti domiciliari, è stato bloccato dai militari dopo che aveva sfondato due porte del presidio sanitario e seminato il panico tra i presenti. I militari lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato e violenza privata nei confronti dei medici. Presso l'Estoai di Agrigento, cambiamo argomento, incontro sul tema l'arancia e il pescato, risorse del territorio e nuova imprenditorialità. Vediamo. In questo periodo di crisi di che tipo di imprenditorialità si può parlare, soprattutto in agricoltura? Ma sicuramente bisogna ripartire dall'agricoltura, non solo perché il mondo della terra rappresenta l'identità di un popolo, ma perché la nostra provincia è forte per i prodotti agroalimentari, e quindi partire dalle arance, così come ne discutiamo oggi assieme al pescato, sicuramente può rappresentare un punto di forza per la ripresa economica di questo territorio. Noi come Camera di Commercio abbiamo avviato anche dei corsi per quanto riguarda la formazione delle imprese, per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti dell'agroalimentare, e che chiaramente sono diretti verso questo aspetto. Sicuramente i nostri prodotti non esprimono grosse quantità, ma esprimono un'elevata qualità, in grado di poter ben figurare in qualsiasi mercato, non solo italiano ma anche estero. Allora, se riusciamo a formare una classe imprenditoriale significativa, una classe imprenditoriale che voglia scommettersi, una classe imprenditoriale che voglia partire proprio dalla valorizzazione dei nostri prodotti, ecco che sicuramente non potremo da soli superare la crisi, ma potremo affrontarla con le giuste armi. C'è bisogno anche di una sensibilizzazione ad un consumo locale. Indubbiamente dovremmo stare un attimino più attenti quando consumiamo, a che i prodotti che noi acquistiamo siano prodotti quantomeno italiani, siano prodotti della nostra terra, mentre ogni tanto probabilmente siamo anche in periodi di crisi, questo è significativo, portati a risparmiare, quindi comprando anziché le arance di Ribera quelle che vengono da Israele piuttosto da... dobbiamo però comprendere e capire che per fare ripartire il sistema economico occorre comprare prodotti della nostra terra, occorre valorizzare i prodotti della nostra terra, da lì riparte sicuramente il sistema. Dicevo poc'anzi, non lo dico io perché sarei di parte, ma l'agricoltura sta alla base di tutto, secondo un principio dei filosofi naturalistici. Già qualche secolo fa il Voltaire diceva che l'agricoltura stava alla base di tutto, e credo che abbiamo l'esigenza ognuno di noi di ritornare all'agricoltura, perché vuoi o non vuoi, quantomeno nella nostra provincia, l'agricoltura crea un indotto non indifferente. Tutto parte dall'agricoltura, ognuno di noi mangia, ciò che mangia proviene dalla nostra agricoltura, e il problema è che spesse volte tutto quello che mangiamo, più che dovrebbe venire dalla nostra agricoltura, in realtà mangiamo spesse volte cibi che vengono, o alimenti o frutti o quant'altro, che non sappiamo da dove viene. Ecco, l'impegno nostro, l'impegno come Camera di Commercio, come azienda speciale, è proprio quello di sensibilizzare e promuovere i nostri prodotti, sensibilizzare il consumatore, promuovere i nostri prodotti. La provincia di Agrigento è piena di produzioni tipiche, immagino l'arancia, ma immagino l'uva, immagino gli ortaggi, il vino, il pescato, i formaggi, e non voglio fare torto a nessuno se ne dimentico qualcuno. Spesse volte però il consumatore sui banchi della grande distribuzione, o perché i mass media quotidianamente lo tempestano di messaggi, va a consumare un prodotto che agrigentino non è, siciliano non è, ma che non sa neppure di dov'è. Quindi ecco, un occhio quindi di riguardo alle nostre produzioni, alla bontà delle nostre produzioni. Ieri, durante il quarto concorso enogastronomico, dei bravissimi ragazzi ci hanno dimostrato quanto
di buono si può fare con dei prodotti nostri, con l'arancia, col pesce. Veramente la bontà carica anche di tradizioni, perché la nostra è una terra che ha tante produzioni tipiche, ma è carica di tante tradizioni, che ha un'arte culinaria eccellente. Quindi il nostro messaggio, che deve partire da qua oggi, ieri e domani, sarà quello di provare a utilizzare i nostri prodotti in questo contesto meraviglioso, in questo passaggio meraviglioso, per provare a fare consalto nel futuro. I carabinieri stanno indagando su un incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha avvolto e gravemente danneggiato una Fiat Panda che si trovava parcheggiata in piazza Savatteri Castelli a Fontanelle, frazione di Agrigento. La vettura è di proprietà di un pensionato del luogo, PC di 66 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari dell'arma del nucleo radiomobile. Gli investigatori non escludono che il rogo possa aver avuto matrice dolosa. È un incendio propagatosi nella notte tra giovedì e venerdì, ha gravemente danneggiato un furgone Iveco Turbo Z di proprietà di un ambulante lampedusano GG, 53 anni, che settimanalmente partecipa al mercato dell'isola con la sua bancarella di abbigliamento. Il mezzo si trovava parcheggiato nel piazzale di Contrada Grecale, a poche decine di metri dal posto che il commerciante occupa solitamente il giorno del mercato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione dell'isola, che hanno avviato le indagini. Salvatore Ognimè, 87 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel policlinico a Palermo a causa di un'intossicazione provocata dal fumo respirato nel rogo divampato nel suo appartamento a San Cataldo. L'incendio sarebbe stato innescato da una sigaretta rimasta accesa dopo che l'anziano si è addormentato. È stato soccorso da carabinieri e vigili del fuoco. E adesso la prima pausa pubblicitaria, ritorniamo subito a tra poco. Eccoci rientrati in studio con la seconda parte del nostro segmento informativo. Il comune di Lampedusa, 25 anni dopo dalla richiesta della società MBS per una concessione edilizia in sanatoria, ha chiesto alla stessa MBS documentazione integrativa. Soprintendenza e azienda sanitaria hanno espresso parere positivo alla sanatoria. La MBS ha inviato la documentazione integrativa, ma il comune di Lampedusa ha opposto come ostacolo l'intervento sequestro penale di parte della documentazione da parte della Guardia di Finanza. La MBS, tramite gli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, ha proposto ricorso al TAR. Rubino, che vedete nelle immagini, e Cucchiara hanno eccepito con successo che l'esistenza di un sequestro penale non costituisce causa dirimente per l'ottenimento della conclusione del procedimento amministrativo. Il TAR ha accolto il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Cucchiara, ha imposto al comune di Lampedusa di definire il procedimento nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio. C'è anche un consigliere comunale di maggioranza relativa nell'informativa inviata dalla polizia locale di Canicattì alla procura di Agrigento dopo una prima serie di controlli sulla titolarità di conduzione degli immobili dell'Istituto Autonomo Case Popolari. L'identità dell'esponente politico alla sua prima esperienza amministrativa eletto nella lista Corbo Sindaco non è stata resa nota, ma i vigili urbani hanno accertato che con il suo nucleo familiare occuperebbe senza titolo un appartamento in via Sandro Pertini a Canicattì, di proprietà dello IACP di Agrigento, i cui vertici hanno chiesto all'amministrazione comunale di svolgere accertamenti e verifiche. Anche la polizia ha inviato una nota della Digos alla prefettura di Agrigento e per le valutazioni del caso relative alla posizione del consigliere comunale in carica. Ad Agrigento, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri, è stata presentata la sezione di Agrigento dell'AIDIA, l'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti. Vediamo.
Si costituisce questa mattina anche ad Agrigento l'Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architetto, appunto sezione di Agrigento. Qual è lo scopo di questa associazione e qual è il lavoro che svolge? Allora, l'associazione esiste in Italia ormai dal 1957 ed è stata fondata dalla prima donna ingegnere italiana, che è Emma Strada. Da allora ad oggi in Italia varie sezioni sono nate, però diciamo che insomma, ad Agrigento ancora non avevamo avuto all'interno del Consiglio la presenza di tre donne. Quest'anno per la prima volta sono state inserite tre donne nel direttivo dell'Ordine e quindi, avendo partecipato i primi di ottobre a Roma alla Camera dei Deputati, al Consiglio Nazionale di AIDIA, abbiamo deciso di concerto con la Presidente, che è l'ingegnere Pepe dell'Associazione Proprio Italiana, di realizzare questa sezione ad Agrigento. L'obiettivo che si prefigge è quello di valorizzare il lavoro della donna ingegnere e architetto, anche perché insomma, da Emma Strada, dalle nostre pioniere ad oggi, il numero delle donne ingegnere e architetto è notevolmente aumentato. Non c'è più il rapporto con gli uomini, un rapporto di conflittualità, anzi è un lavoro alla pari. E anche se c'è ancora, come diceva Emma Strada, molta strada da fare. Grande soddisfazione la nascita dell'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti qui ad Agrigento. Sì, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento è lieto proprio di ospitare qui gli ingegneri e gli architetti donne per la nascita della sezione territoriale della IDIA. Il presidente del nostro consiglio dell'Ordine, l'ingegnere Domenico Armenio, ha delegato me nella qualità di consigliere donna a portare i saluti alla IDIA, al presidente della sezione, e augurare un buon lavoro, un buon inizio. Cosa significa essere donna ed essere ingegnere? È una professione che, diciamo, prima era prettamente una professione maschile, però negli anni piano piano anche noi donne abbiamo preso piede, all'inizio con qualche difficoltà che ancora talvolta si presenta, però che piano piano nel tempo si sta superando. L'associazione delle donne ingegneri e architetti può soltanto aiutare a confrontarsi nei problemi che ogni giorno riscontriamo nella nostra professione. Da oggi anche la Slovenia, con la nave Triglav 11 classe Svetliak, entra a far parte dell'operazione Mare Nostrum. La Triglav 11 è normalmente utilizzata per la sorveglianza delle coste e dei porti nelle proprie acque territoriali. La decisione del governo sloveno di aderire all'operazione Mare Nostrum, voluta dall'Italia all'indomani della tragedia di Lampedusa per fornire assistenza umanitaria e per contrastare il traffico di migranti, era stata annunciata lo scorso 18 ottobre nel corso della bilaterale ministeriale fra i due paesi. Alla missione partecipano eserciti italiano, marina militare, aeronautica militare, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera. Dal suo inizio l'operazione Mare Nostrum ha consentito di salvare oltre 5.000 persone. Ieri sera, per la seconda seduta consecutiva, stop al Consiglio Comunale di Agrigento per mancanza del numero legale. In proposito interviene il capogruppo del Movimento per le Autonomie, Alfonso Vassallo, che dichiara: è il certificato, qualora ce ne fosse bisogno, che l'amministrazione Zambuto in aula non ha una maggioranza politica. Anche ieri sera il sindaco ha dovuto incassare un altro segnale negativo da parte delle forze che lo sostengono. Nonostante il quorum basso, fissato a 12 presenze, in quanto si trattava di convocazione di proseguimento, i numeri lo hanno ancora una volta inchiodato. A dispetto del fresco rimpasto e in barba al fatto che tre assessori della sua nuova squadra sono anche consiglieri, Zambuto non riesce più a governare la situazione. Questo è un dato politicamente rilevante che deve fare riflettere e che denota in particolare come questa amministrazione navighi a vista, senza timoniere, senza marinai, senza rotta e senza bussola. Fermiamola prima che sia troppo tardi, prima che porti la città a sbattere. Le conseguenze rischiano di essere irrimediabili, conclude Vassallo. Corso di aggiornamento su immunologia pediatrica oggi presso l'Hotel della Valle di Agrigento, convegno organizzato dall'Omnia Congress. Vediamo.
corso di aggiornamento in immunologia pediatrica e qual è l'obiettivo? Allora, per noi è importante crescere professionalmente, quindi cercheremo di chiarire le tematiche delle malattie immunitarie con un incontro con i grandi relatori di Cristina Maggio dell'Ospedale dei Bambini di Palermo e il dottore Roberto Barcellona, primario della pediatria di Sciacca, perché vogliamo avere un linguaggio comune tra noi pediatri e i referenti ospedalieri, in quanto le problematiche immunologiche sono un problema importante per noi pediatri di famiglia, per il nostro lavoro quotidiano. Si è concluso ad Agrigento il presidio dei Forconi alla Rotonda Giunone nella Valle dei Templi. Uno dei manifestanti, Marcello La Scala, commenta: prima della chiusura del presidio abbiamo voluto dedicare pochi minuti a quella nuova generazione che speriamo non diventi invisibile, per cui con un gesto quasi simbolico davanti agli occhi attenti delle forze dell'ordine e dei genitori abbiamo permesso a due bambini di distribuire i volantini. Inizio sin da ora a lottare per avere un futuro meno incerto rispetto a quello di mio fratello più grande. Così i due bambini hanno ripetuto agli automobilisti che hanno ricevuto i volantini. Scongiurato un nuovo sciopero del personale della Dedalo Ambiente, le organizzazioni sindacali, considerato che gli operatori ecologici non hanno ancora ricevuto lo stipendio di novembre, erano pronte a proclamare l'astensione dal lavoro che avrebbe paralizzato la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Camastra, Ravanusa e Campobello di Licata, tutti i centri nei quali l'autorità territoriale d'ambito cura il ciclo integrato dell'immondizia. Bene, ieri mattina i commissari straordinari della Dedalo Ambiente hanno versato al personale un acconto dello stipendio, evitando così l'attuazione della forma di protesta. La CGIL Filcamps di Agrigento ha proclamato lo stato di agitazione, riservandosi anche altre forme di protesta sindacale dei lavoratori dipendenti della ditta Cassaro Servizi Integrati, addetti al servizio di pulizia ed assistenti bagnanti della piscina comunale di Agrigento. I lavoratori da 3 mesi non ricevono lo stipendio ed il sindaco Zambuto, al quale il sindacato ha chiesto una soluzione, e il sindaco ne ha assunto l'impegno, ha comunicato che la piscina di Villa Seta chiuderà i battenti da giorno 23 dicembre in poi. Questa sera, sabato 14 dicembre, a Porto Empedocle, al Pala Moncada, alle ore 21, è in programma il concerto Extra, Artisti Uniti per Lampedusa, lo spettacolo di beneficenza ideato ed organizzato da Lello Analfino, leader dei Tinturia, e da Mario Pardo. Tribuna non numerata 10 euro, tribuna numerata 15 euro e poltronissima 20 euro. Al concerto, oltre Lello Analfino, partecipano anche Roy Paci, Mario Venuti, Le Malerbe, dalle Iene di Italia 1, ed il cantante catanese Matteo Amantia Scuderi, ex Sugar Free. Presentano Salvo La Rosa e Massimo Minutella. Il ricavato sarà devoluto al comune di Lampedusa a favore delle attività di accoglienza di migranti e profughi. In proposito, il vice premier e ministro dell'interno Angelino Alfano ha partecipato all'evento con un contributo economico, una somma versata a titolo personale da destinare agli scopi benefici dell'iniziativa. Secondo appuntamento della rassegna Eroi dell'Antimafia domani a Sambuca di Sicilia, dopo l'incontro sulla figura del consigliere istruttore Rocco Chinnici, sarà la volta di Peppino Impastato, il militante di Democrazia Proletaria, ucciso l'8 maggio 1978 a Cinisi su ordine del boss Tano Badalamenti. All'incontro promosso dall'amministrazione comunale, dal circolo Felice a Bartolotta Impastato e dal giornale La Pagina Riformista partecipano il fratello Giovanni Impastato e il regista friulano Ivan Badori, che ha realizzato un film sulla vita di Peppino.
Adesso ci fermiamo ancora, la linea alla regia per la seconda pausa pubblicitaria. Al rientro lo sport, a tra poco. Calcio, l'Acragas dopo l'eliminazione in Coppa a discapito del Pomigliano pensa al campionato che è entrato nel vivo con l'insidiosa trasferta di Torre Cuso. Per mister Pino Rigoli alla vigilia anche due dubbi da sciogliere, non sa ancora se potrà contare sul capitano Pellegrino e sull'esterno destro De Rossi. Quella di domani è la trasferta più lunga della stagione e in casa Acragas si è consapevoli della prova delicata che li attende. A Licata invece si può parlare di comiche, salta la trasferta di Agropoli, Pera, il procuratore che da domenica scorsa sta cercando di mettere su una cordata per salvare Licata, sarebbe sparito, aveva assicurato vitto e alloggio ai giocatori. I giocatori non si sono allenati, le due cordate interessate si sarebbero ritirate. Se il Licata, come sembra probabile, non si presenterà ad Agropoli, si tratterebbe della terza rinuncia. Sarebbe ad un passo dalla radiazione, alla quarta scatta la cancellazione del club. In eccellenza il Camarat può laurearsi campione d'inverno se batte la Parmonval, formazione della quale non ci si può fidare. La Profavara, galvanizzata dalla vittoria ottenuta sul campo del Gemini, con protagonista Fabio Messina, autore di una doppietta, cerca continuità nei risultati e domani al Bruccoleri avrà di fronte la Folgore di Castelvetrano, che non naviga in buone acque, essendo ultima in classifica. Quindi un turno da sfruttare, anche se nel mercato in uscita la Profavara ha perso, oltre a Bernardo e Salemi, anche Piazza, Priolo e Palumbo, ma è arrivato D'Angelo. Posta in palio altissima nel derby salvezza tra Raffadali e Gemini, spicca il derby nisseno tra la San Cataldese e l'Atletico Campofranco, debutta in panchina nel Serra di Falco il nuovo tecnico Antonello Capodicasa in una gara difficile, quella di Custonaci contro il Riviera Marmi. In promozione occhi puntati al Nino Novara di Ribera per lo scontro al vertice tra Ribera e Mussomeli. I Crispini primi in classifica più 5 sui nisseni, con il probabile esordio del nuovo arrivato difensore centrale Cuiò, vorranno tentare di uscire con i 3 punti per dare una sterzata quasi decisiva al torneo. Il Mussomeli non può permettersi passi falsi e con l'arrivo del forte attaccante Virga cercherà di non perdere ulteriore contatto proprio da Ribera. Domani spicca anche il derby agrigentino tra Libertas 2010 e l'Aragona con la formazione di Comito che si è parecchio rinforzata. Lo Sporting Racalmuto gioca in trasferta sul campo dell'Atletico Gela in una gara che si presenta con diversi rebus. Alessio Sferrazza non avrà più a disposizione il bomber Nino Carbonaro, che alla fine ha ceduto alle lusinghe del calciomercato accasandosi al Paternò. La società ha già provveduto con l'arrivo di due nuovi rinforzi, tra i quali un attaccante. Domani, domenica 15 dicembre, ad Agrigento si svolgerà la manifestazione sportiva di beneficenza In Bici Sotto l'Albero, Insieme è più bello. La partenza in bicicletta è in programma alle ore 9 da Porta di Ponte verso il centro storico della città con visita guidata. A Porta di Ponte sarà allestito un gazebo per la raccolta dei doni da destinare alla ludoteca multietnica. Alveare della Caritas diocesana e della Fondazione Mondo Altro, che si occupa dell'assistenza ai bambini meno abbienti dai 4 agli 8 anni. Bene, con questa notizia chiudiamo l'edizione di oggi del TG 98. Grazie come sempre per la cortese attenzione. A tutti voi una serena e tranquilla domenica. Ci rivediamo lunedì con le nuove edizioni del TG 98 alle ore 14. Adesso le previsioni meteo.
Bentornati da Paolo Corazzon, questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di domenica, ancora regime anticiclonico, quindi nel complesso ancora tempo buono in gran parte d'Italia, anche se non mancherà qualche nuvola, in particolare sulle regioni tirreniche al sud. E attenzione alle nebbie che, anche se non particolarmente fitte, ancora saranno presenti al nord e nelle valli del centro. Tra poco entreremo nel dettaglio, temperature minime che restano piuttosto basse nelle regioni settentrionali, intorno allo zero leggermente al di sotto, siamo comunque in linea con le medie del periodo, temperature massime più basse in pianura padana dove magari la nebbia potrà soprattutto al mattino essere un po' più insistente, nel resto del paese si sta bene, ancora una volta potremo avvicinarci ai 15 gradi. Ora entriamo nel dettaglio, al nord insisterà qualche nuvola sul Levante Ligure dove tra l'altro noi escludiamo anche qualche leggera piovigine, comunque precipitazioni di poco conto, per il resto attenzione alla nebbia la notte e al primo mattino, nebbie che però nelle ore centrali dovrebbero in parte dissolversi. Nelle regioni centrali condizioni in meteo tutto sommato buone, atmosfera tranquilla con sì qualche nuvola di passaggio, qualche banco di nebbia nelle valli interne, ma non prevediamo precipitazioni, le schiarite saranno ampie. Infine al sud, lo dicevamo, qualche nuvola di passaggio ma in un contesto di tempo relativamente buono, quindi non prevediamo precipitazioni, anche qua non mancheranno aperture veramente ampie. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale anche su Facebook, Twitter e Google+. La voce Trebi Meteo.